Il tracciato definitivo del tram che collegherà Piazza Vittorio al Largo Corrado Ricci è stato presentato in conferenza dei servizi. Adesso sarà indetto un concorso di progettazione per la riqualificazione degli spazi interessati dall'infrastruttura, parte integrante del PUMS. Finanziato con 5 milioni di euro, il tram migliorerà il trasporto pubblico ed unirà la periferia con i fori imperiali. Oltre 60.000 articoli illegali sequestrati a dicembre dalla Polizia Locale di Roma nell'ambito dei controlli contro l'abusivismo commerciale. Tra questi sono stati ritrovati anche 16.000 giocattoli non a norma e pericolosi per i bambini. È il frutto di interventi mirati verso laboratori e magazzini, volti a bloccare la filiera della contraffazione e a tutelare consumatori e attività commerciali oneste. Si sono conclusi i lavori di restauro della Fontana dei Libri in via degli Stadierari. L'intervento di manutenzione straordinaria promosso da Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina è stato finanziato con un atto di mecenatismo da un'associazione olandese dopo i danneggiamenti causati alla Fontana della Barcaccia dagli hooligans del Feyenoord nel 2015.